Paolo Nespoli è tornato sulla Terra dopo 139 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale ed è pieno di energia, con qualche piccola nostalgia per la microgravità e le idee chiare per il futuro. Certo, non ha ancora deciso cosa fare da grande, come ammette scherzosamente lui stesso, ma quello che è certo è che continuerà il suo straordinario lavoro di divulgazione scientifica e ispirazione per i più giovani e non solo. Mentre al Johnson Space Center di Houston, per le canoniche prime 6 settimane di riabilitazione alla vita terrestre, si è collegato con la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma per un'ora di chiacchierata con la stampa sulla missione vita e in generale sullo spazio. Nespoli racconta che dopo quest'ondata di socialità gli piacerebbe continuare a parlare con la gente e ai ragazzi dice: sognate l'impossibile. Una delle cose che mi è sempre piaciuto fare è andare nelle scuole o comunque parlare con i ragazzi. Devo dire che lo spazio ha la capacità di cogliere la loro attenzione e tenerla ferma e vedo questo luccichio negli occhi quando si comincia a parlare di spazio, di razzi, di pianeti, di andare fuori dal mondo, di volare, queste cose così. E mi piace il fatto che sento da loro che loro non hanno problemi, che non pensano che siano impossibili, anzi lo vedono come una cosa quasi normale e mi piace questo dialogo, mi piace sfidarli, mi piace fargli capire che insomma devono guardarsi attorno, devono capire quali siano le loro capacità, le loro esperienze, le loro aspettative, le loro passioni, cercare di esplorare tutto quello che gli sta attorno e poi trovare un sogno. E quello che dico ai ragazzi di solito è di sognare una cosa impossibile, di non sprecare un sogno per una cosa normale. Non c'è bisogno di sognare una cosa normale, c'è già. Sogna una cosa impossibile, una cosa quando la dici la gente ti guarda e dice sì sì, va bene, va bene. Sognare una cosa così e poi svegliarsi, darsi da fare, perché anche i sogni più impossibili ogni tanto si realizzano. E questo messaggio arriva, lo sento arrivare e mi piace questa risposta che ho. Lui qualcosa di impossibile lo ha sognato tanti anni fa. Andare 3 volte nello spazio, l'ultima a 60 anni, non è da tutti. E adesso confessa che la microgravità gli manca, come se fosse diventato in parte un extraterrestre. La microgravità ti vizia in un certo senso, perché sentirti veramente leggero, non avere limiti di come ti puoi spostare, muovere, di quello che puoi prendere, girare, dormire è una cosa incredibile. Ho finalmente capito che dormire in microgravità è una pace assoluta, galleggi, non ti sic, qua oggi mi si incastra il collo, mi sveglio, mi fa male questo, mi fa male quell'altro e non è mai successo niente in questi mesi. E devo dire che sì, è un po' viziante la microgravità. Molto bello essere in assenza di gravità. In poche parole direi che aspetto con ansia il momento in cui si aprirà la possibilità per tutti per volare nello spazio e vi garantisco che provare questa sensazione di assenza di gravità, così come guardare la Terra da lassù, vedertela passare sotto tutti questi continenti, la Terra, il giro completo in 1 ora e mezza, un'alba e un tramonto, è una cosa veramente incredibile e mi piacerebbe che tutti provassero questa sensazione, perché secondo me diventeremo tutti molto meglio dei terrestri. Non c'è solo la meraviglia per chi vive nello spazio. Stare in orbita a 400 km da noi terrestri aiuta anche a concentrarsi su temi importanti, lasciando indietro questioni microscopiche. In generale, la vita normale, gli alti e bassi della vita normale che vediamo alla televisione tutti i giorni, lì non li sentiamo. Diciamo che forse siamo un pochettino più attenti a cose più macroscopiche e sulla Terra forse siamo troppo attenti a cose microscopiche, al fatto che succede all'angolo, a questo o quell'altro, e non ci rendiamo conto che invece ci sono delle cose che sono importanti, che sono grosse, che non vediamo perché siamo col naso spiaccicato per terra. Nespoli, infine, traccia la linea del suo futuro. Non sappiamo come andrà, ma assicura tra 20 anni gli piacerebbe tornare nello spazio. Sì, ma da turista. Spero che il turismo spaziale diventi una realtà
sempre più veloci, acceleri velocemente, i prezzi si abbassino. Chissà, anch'io tra una ventina d'anni, se potrò, avrò l'opportunità, la capacità, mi piacerebbe sicuramente ritornare in orbita da turista questa volta finalmente e stare col naso appiccicato alla finestra tutto il tempo e tornare giù dopo aver goduto per un'altra volta di questa esperienza incredibile.